e medito su quei passaggi grandiosi di guarigione, in quel momento io sto facendo mia la verità pura che è quella dello spirito e sto rinnegando la realtà intorno a me, quella materiale. Quindi sto transitando dal mondo materiale al mondo spirituale. Ciao amici, sono Francesco, mi auguro che stiate tutti bene. Oggi voglio parlarvi di un argomento per me importantissimo e che la Bibbia porta per il soprannaturale. È una parola che non mi piace spesso usare, questa soprannaturale, perché sembra che stiamo parlando chissà di quali pratiche mistiche. In realtà la Bibbia è un libro soprannaturale, cioè il nostro Dio è un Dio che si manifesta in una maniera oltre il naturale. E tutto questo lo vediamo parlando della realtà dello spirito, nel senso proprio. E questa realtà dello spirito è sperimentabile, come spesso ne ho parlato, anche attraverso la preghiera, l'intimità con Dio in preghiera, ma senza trascurare un aspetto molto importante che è la lettura della Bibbia. La Bibbia quindi non è soltanto un libro vero e proprio dove possiamo apprendere delle informazioni di tipo teologico, storico, poetico, ma è veramente una porta di accesso nella realtà dello Spirito con la S maiuscola, ovvero la realtà dello Spirito Santo. E per chi sta cercando l'unzione di Dio sulla propria vita non può passare oltre dal capire come la Bibbia agisce per questo proposito. Bene, catapultiamoci nella lettura di Giobbe 29 al versetto 6, dove è scritto: quando mi lavavo i piedi nel burro, sto leggendo dalla Nuova Diodati, e la roccia versava per me ruscelli d'olio. Qui c'è una rivelazione molto potente in questo versetto. Per capire questa rivelazione però dobbiamo andare subito ad Ebrei, al capitolo 5, al versetto 12 fino al 14, dove Paolo dice: infatti dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno la facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Insomma, in poche parole, Paolo dice che il cibo spirituale che traiamo dalla parola di Dio, viene assimilato come metafora al latte. Ok? Il latte nella Bibbia quindi è sempre simbolo del nutrimento spirituale che prendiamo dalla parola. Però specificamente quando si parla di latte, ok, si sta parlando di un livello spirituale abbastanza immaturo. Paolo paragona in questo contesto il latte all'immaturità di questi credenti di non comprendere alcune rivelazioni della parola. Ecco perché Giobbe, quando dice quando mi lavavo i piedi nel burro, sta parlando sì di un latte, ma sta parlando di un latte solidificato. Il burro è un latte solidificato, più grasso, solido, quindi un cibo più nutriente. Quindi Giobbe sta dicendo: quando io ho accesso a una rivelazione della parola più nutriente, più solida, più concreta, più profonda, ecco che la roccia, Cristo è il simbolo della roccia, lo sappiamo, versava per me ruscelli d'olio. Cosa sono i ruscelli d'olio? Cos'è l'olio? L'olio è l'unzione. L'olio è simbolo dell'unzione dello Spirito Santo, della potenza dello Spirito Santo. Quindi la potenza dello Spirito Santo scende su te anche quando accedi alla parola di Dio e da essa però ricevi, attenzione, nutrizione sostanziosa. Quindi ecco che Giobbe parla del burro come un accesso più profondo alle rivelazioni della parola. E la roccia, cioè Cristo, versava per Giobbe ruscelli d'olio. L'unzione viene dal riconoscere quindi Cristo nella parola. Oggi abbiamo il grande dramma di predicare un Vangelo che attrae le folle, attrae le masse, nella maniera in cui stiamo predicando sempre un Vangelo che parla di noi stessi. Siamo noi il centro, siamo noi il Davide che deve affrontare Golia di tutti i giorni, quindi i problemi di tutti i giorni, non discernendo che ogni virgola e ogni angolino della Bibbia parla di una persona, ed è Gesù Cristo. È Gesù Cristo questa persona. Quindi quando io riconosco Cristo nella Bibbia, nella parola di Dio, la rivelazione di Cristo, e metto al centro Cristo, ecco che inevitabilmente tutto questo porterà a far fluire unzione sulla mia vita. Per testimonianza personale io vi dico, ragazzi, che ogni volta che io apro la Bibbia cartacea, perché sapete, la Bibbia cartacea è diversa dalla Bibbia elettronica. La Bibbia, io ho un tablet qui davanti dove leggo gli appunti, ovviamente, no? Dei versetti.
E va benissimo, perché appunto posso copiare subito, fare due appunti, posso sottolineare in maniera elettronica, posso comparare diverse versioni. Abbiamo appena visto la nuova Diodati, però è stata una comparazione che ho fatto tramite questo mezzo. Quindi è utilissimo usare la Bibbia elettronica, certo, ma leggete la Bibbia elettronica come mezzo di approfondimento per fare appunto questo tipo di ricerche, ma utilizzate la Bibbia cartacea, perché aprendo la Bibbia cartacea avete quella possibilità di essere guidati dallo Spirito in capitoli, in versetti dove magari non volete leggere, ma in quel momento lo Spirito vi sta guidando ad andare a leggere in quel passaggio, vi sta guidando a fare delle osservazioni, dei collegamenti che non potreste fare altrimenti. Spaziare con una Bibbia cartacea è diverso dalla Bibbia elettronica. Questa è un'esperienza che sono sicuro molti di voi avranno fatto, quindi vi incoraggio a fare questo. E vi dicevo, per testimonianza personale, vi dico anche che ogni qualvolta che io prendo tra le mie mani la mia Bibbia, sono pervaso da una corrente elettrica, sento la potenza dello Spirito Santo che si muove su di me, sento la gioia, non mia, ma la gioia dello Spirito Santo che si rallegra quando io leggo la parola. E sapete una cosa? Sapete una cosa? Nel tabernacolo, che io parlo sempre del tabernacolo perché è simbolo anche del nostro corpo, cortile è il corpo, il luogo santo è l'anima, il luogo santissimo è l'accesso allo spirito. Per entrare nel tabernacolo vero e proprio, che sarebbe il luogo santissimo e il luogo santo, quindi quella tenda centrale all'interno, quello è il tabernacolo, fuori il cortile non è considerato tabernacolo. Quindi per entrare nel tabernacolo, a contatto con la porta di accesso al tabernacolo c'era la conca di rame ripiena di acqua, ripiena di acqua. Cos'è l'acqua? È il simbolo della parola. Quindi quando io guardo me stesso, dice Giacomo, nello specchio della parola, infatti chi guardava quella conca si specchiava, ok? Io sto a tutti gli effetti transitando dal mondo materiale che è raffigurato dal cortile al mondo soprannaturale raffigurato dal tabernacolo. Ok? Quindi cosa succede? Io transito dal mondo materiale al mondo soprannaturale. Un esempio, come possiamo fare tutto questo? Ho bisogno di muovermi nell'ambito della guarigione, faccio l'esempio. Ho bisogno di crescere e accrescere la mia fede nella guarigione. Vado a leggere i passaggi dove Gesù guariva, vado a leggere i passaggi di grandi guarigioni negli Atti degli Apostoli. Allora io distacco la mia mente carnale da tutte le possibilità contrarie che sono intorno a me e medito su quei passaggi grandiosi di guarigione. In quel momento io sto facendo mia la verità pura che è quella dello Spirito e sto rinnegando la realtà intorno a me, quella materiale. Quindi sto transitando dal mondo materiale al mondo spirituale. Vi racconto l'aneddoto di Smith Wigglesworth, molti lo conoscono, grandissimo uomo, forse possiamo dire l'apostolo moderno, che nel 1900 ha compiuto opere prodigiose in tutta l'Inghilterra, ha risuscitato ben 26 morti risuscitati, aveva una potenza con doni di guarigione e di liberazione assoluti, stessi doni equiparabili a quelli del tempo degli apostoli con Paolo e Pietro. Quindi immaginiamo di chi stiamo parlando. Smith Wigglesworth ricevette a casa sua un allievo, un giovane, voleva imparare da Smith Wigglesworth. Quando questo giovane andò a casa di Smith Wigglesworth lo fece sedere, lo fece accomodare insieme a lui su una sedia e il giovane si aspettava chissà quali perle, quali rivelazioni, quali insegnamenti Smith avrebbe dato a questo giovane. Volete sapere in realtà che cosa accadde in quel frangente? Accadde che Smith Wigglesworth aprì la sua Bibbia, disse al giovane di aprire la sua Bibbia, insieme lessero per mezz'ora un passo. Chiusero la Bibbia, per un'altra mezz'ora iniziarono a pregare e a meditare sulla parola. La mezz'ora successiva il giovane si aspettava che finalmente potesse ricevere qualche perla di rivelazione, di informazione, di insegnamento da Smith Wigglesworth, ma Smith Wigglesworth aprì la Bibbia e iniziò da capo a leggere. E dopo quella mezz'ora, un'altra mezz'ora iniziò a pregare. Andò così avanti, avanti per un pochino di tempo. Il giovane alla fine lasciò la casa un pochino deluso, perché si aspettava chissà che cosa potesse ricevere, magari un'imposizione delle mani dove la potenza sarebbe scesa su questo giovane. E il ragazzo andò a casa, si avviava verso casa un po' deluso. Mentre si avviava verso casa, però, sentiva su di sé una presenza dello Spirito che prima non aveva mai potuto sentire.
E questo giovane realizzò che Smith Wigglesworth lo stava portando alla chiave di tutte le chiavi per l'accesso alla realtà dello spirito, era leggere la parola. La parola ha potenza, Smith Wigglesworth viveva nella parola, era un grande uomo di Dio che aveva una Bibbia tascabile nella sua tasca e dove andava, leggeva la sua parola. A volte ho letto i suoi libri bellissimi, lui era nei treni, nei vagoni treno, e quando si sedeva tutti leggevano il giornale, lui prendeva la sua Bibbia e leggeva la sua Bibbia, e mentre leggeva la Bibbia, vedete che la Bibbia è un accesso soprannaturale, tutta la gente intorno iniziava a fissarlo, iniziava a sentire un timore addosso, una convinzione di peccato, perché lo Spirito Santo stava scendendo. E a volte, senza che lui dicesse una parola, ci sono le testimonianze che interi vagoni treno sono stati salvati semplicemente perché quest'uomo di Dio leggeva la Bibbia. La Bibbia è un accesso al soprannaturale. Leggiamo in Esodo al capitolo 13 al versetto 9, dove dice: e sarà per te la parola come un segno sulla tua mano e come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge dell'Eterno sia nella tua bocca, affinché la parola sia nella mia bocca. Oggi si parla tanto del dichiarare la parola, perché questa crea guarigione. C'è una parte di verità in tutto questo e c'è una parte di falsità. Qual è la parte di verità? Che non è la tua parola ad avere forza. Ok, mi potreste citare morte e vita in potere della lingua, ma no, perché nei Proverbi quel versetto si trova nel contesto a parlare semplicemente delle offese che possiamo arrecare al prossimo. Quindi in quel contesto la mia lingua può uccidere, può ferire o può dare vita a una persona. Quindi posso offendere, non offendere, curare una persona con la mia bocca. Non sta parlando di poteri soprannaturali. Cos'è che ha potenza? La tua parola? No. La parola di Dio. Quando io menziono la parola di Dio, sono spinto dallo Spirito Santo, quando ho la parola di Dio davanti ai miei occhi, che significa davanti ai miei occhi? Che io vivo la parola, medito, come ho detto, la parola, vivo quella dimensione più della vita che ho intorno a me. E per fare questo, ragazzi, non bastano i 5 minuti di lettura prima di andare a letto, dovete leggere la Bibbia assiduamente 3, 4, 5 volte al giorno, affinché entrate e vivete quella realtà continuamente. Ok? Quando è davanti ai tuoi occhi la parola di Dio, quando la tua visione è rischiarata dalla parola di Dio, immaginate che quando si entrava nel tabernacolo c'era il candelabro sette braccia, che è simbolo che la parola illumina l'accesso allo spirito. Quindi la parola cosa fa? Ha potenza. Quando io dichiaro la parola, ho potenza. Ecco che la potenza di Dio, l'unzione dello Spirito Santo, è strettamente collegata alla parola, è collegata alla Bibbia. Atti 6, versetto 1 e 4. In quei giorni, moltiplicatosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I 12 apostoli, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Sapete che nell'epistola di Giacomo, se non sbaglio, è scritto che l'assistenza ai vedovi, ai poveri, agli orfani, è la pura religione. Quindi è qualcosa che davanti a Dio è preziosissimo occuparsi di questo. Eppure i 12 apostoli scelgono di non dedicarsi a questa pura religione, che è volontà di Dio, perché la potenza su di loro, che sappiamo benissimo dalla lettura degli Atti degli Apostoli quale potenza era su di loro, doveva essere alimentata dalla preghiera e dalla parola. La preghiera e la parola. Vedete quanto è importante? Ora non sto dicendo che dobbiamo trascurare gli orfani, le vedove, dare la nostra offerta ai poveri, assolutamente no. Sto dicendo che l'importanza della parola è assoluta e va trattata con rispetto. Infine voglio darvi 7 punti chiari, semplici e concisi per farvi vedere come la parola cambia la vostra vita nel senso spirituale. Innanzitutto ravviva l'anima. Salmo 119:25. Il Salmo 119 parla completamente della parola e dice: l'anima mia è avvilita nella polvere, punto e virgola. Però c'è un cambiamento: ravvivami. Un'altra traduzione dice: vivificami, cioè qualcosa che vivifica lo spirito, accende lo spirito secondo la tua parola. Poi numero 2, produce intelligenza. Al versetto 130, sempre dello stesso Salmo: la rivelazione delle tue parole illumina, rende intelligenti e semplici. La parola illumina, lava, la conca di rame fa vedere l'acqua della parola che lava, ma anche il candelabro ci fa vedere l'effetto della parola che illumina.
illumina, ti fa transitare nel luogo santo e poi infine nel luogo santissimo, cioè nelle profondità dello spirito. Terza caratteristica, la parola purifica. I versetti 139 e 140 dello stesso Salmo. Il mio zelo mi consuma perché i miei nemici hanno dimenticato le tue parole. La tua parola è pura d'ogni scoria, perciò il tuo servo l'ama. La parola purifica la tua vita, ma purifica anche un'altra cosa. Purifica la tua mente dagli insegnamenti della parola che sono sbagliati o sono tendenzialmente polarizzati verso una dottrina particolare, una visione di un pastore in particolare, di un insegnante in particolare. Perché sapete, tutti noi predichiamo Cristo, certo, ma ci sono persone purtroppo che possono insegnare delle dottrine sbagliate o persone che magari non insegnano proprio delle dottrine sbagliate ma hanno una polarizzazione, cioè si concentrano molto su certi aspetti. Un esempio, una persona si può focalizzare tanto sulla grazia di Dio perché è stato dato una rivelazione abbondante della grazia, ma trascura tutto quello che deve equilibrare la grazia, cioè la disciplina del credente, il discepolato. Allora che succede? Se io ricevo soltanto quell'insegnamento, tendo a squilibrare il mio equilibrio dottrinale dato perfettamente dalla parola. Ed ecco che la parola purifica, la parola da ogni scoria, cioè qualsiasi dichiarazione, sì, insegnamento, sì, della parola, ma che purtroppo ha delle contaminazioni. L'oro non è mai oro al 100% quando ho comprato un gioiello. Perché? Perché ci sono delle scorie, perché ci sono all'interno purtroppo delle imperfezioni, delle impurità che sono state messe dall'uomo e non è possibile toglierle. Ok? Quindi ogni volta che qualcuno vi predica la parola ci può essere una piccola o grande percentuale di imperfezione, di errore. Allora quando io leggo la parola correggo il mio equilibrio dottrinale, correggo la mia visione, la parola mi purifica e mi dà la facoltà di camminare al 100% nella volontà e nella rivelazione vera dello Spirito Santo. Numero 4, produce fede. Lettera ai Romani 10, capitolo 10, verso 17. Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Quindi la fede viene da ciò che si ascolta e poi quello che si ascolta viene dalla parola. Quindi se io ad esempio leggo la parola ad alta voce, vi consiglio di farlo. Leggete la parola ad alta voce quando possibile, perché quando leggo ad alta voce ciò che io ascolto crea fede dentro di me. Sono delle pratiche, permettetevi, spirituali. La Bibbia ci dà, sapete, delle pratiche spirituali che dobbiamo esercitare. Tutto questo, il sentire la parola, ci fa produrre fede. Sapete una cosa? Noi abbiamo tre canali principali di apprendimento. Ok? Tre canali principali. Ora voi state ascoltando la mia parola, state apprendendo dall'ascolto, state apprendendo dalla visione, avete delle immagini davanti, avete me che sto parlando, e state apprendendo anche da che cosa? Dalla gestualità. La gestualità aumenta tantissimo la capacità di apprendimento di chi sta sentendo, perché chi ascolta un messaggio, e proprio sono state fatte delle ricerche, viene appreso da chi ascolta il 30% di quello che si insegna. Però se noi aggiungiamo l'effetto visivo, l'effetto gestuale e l'effetto sonoro, possiamo aggiungere a quel 30% un'altra percentuale di capacità di apprendere meglio quello che stiamo dicendo. Quindi quando io la parola la medito, quindi davanti agli occhi sto meditando, sto creando delle immagini, ok? E sto in quel momento anche parlando ad alta voce, che faccio? Attivo la mia vista, attivo anche le mie orecchie. E qui è scritto chiaramente che da ciò che si ascolta viene la fede e da ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Quindi ascoltare la parola citata ad alta voce è un grande, grande aiuto che può aiutarvi. Numero 5, ti fa entrare nello spirito. L'abbiamo visto questo punto fondamentale, Ebrei 4:12. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito. L'anima dallo spirito. Vedete, il luogo santissimo era collegato al luogo santo. Sono entrambi realtà spirituali. L'anima è una realtà spirituale, lo spirito è una realtà spirituale. Ma attenzione, perché se vogliamo entrare in profondità con Dio, dobbiamo entrare nello spirito, nel luogo santissimo. E per dividere quella cortina, per scandire una separazione dall'anima, cioè tutto ciò che è emotivo, tutto ciò che viene dall'uomo, e da ciò che viene invece dallo Spirito Santo, c'è bisogno della parola. La parola dà chiarezza. Chiarezza per dividere se qualcosa sta avvenendo per mezzo delle mie intenzioni, le mie volontà, le mie emozioni, o se qualcosa mi sta venendo ispirato dallo Spirito Santo. La parola ti dà potenza. Numero 6, Romani 1:16.
Infatti non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è potenza, potenza, ripeto, di Dio per la salvezza di chiunque crede. Se tu predichi il Vangelo, Giobbe diceva l'olio scaturiva dalla roccia, il Vangelo parla di Cristo. Se il Vangelo parla di Cristo e non di te, stai sicuro che il Vangelo che stai predicando, stai sicuro che la parola che stai leggendo in quel momento, se parla del Vangelo, se parla di Cristo, produrrà potenza nella tua vita. Infine, numero 7, la parola vince l'avversario. Hai problemi con il nemico? Usa la parola. L'unica arma che il nemico teme è la parola. Non la tua parola, ma la parola di Dio. Sappiamo benissimo, quando Gesù fu tentato, come Gesù rispose al nemico? Con la parola. Matteo 4, 3 e 4. Il tentatore, avvicinatosi, gli disse a Gesù: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: sta scritto, sta scritto. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Quindi può avere efficacia, potenza totale anche contro gli eserciti del nemico. Devi usare la parola, vivere la parola, dichiarare la parola, e questo produrrà grandissima differenza nella tua vita, affinché tu possa vivere una dimensione soprannaturale. Preghiamo insieme. Signore, ti ringrazio. Ci sono tante persone, tanti ragazzi che stanno ascoltando questo messaggio. Fai riscoprire, ti chiedo, Spirito Santo, un amore per la parola, Signore, che possono studiarla, che possono approfondirla, che possono cercare nuove rivelazioni, che possono entrare nel profondo e dichiarare come Giobbe: quando io mi lavavo i piedi nel burro, cioè nella tua parola, ecco che da quella roccia che Cristo scaturivano ruscelli d'olio. L'unzione dello Spirito Santo, Signore, su queste persone che stanno ascoltando questo messaggio. Signore, non sono qui a caso, sono qui perché vogliono la tua potenza, vogliono sperimentare, Signore, una vita cristiana completa, non solo di parole ma anche di potenza. Fai riscoprire, Signore, un amore per la tua parola. Ti ringrazio, Signore Dio, ogni cosa la chiedo nel nome di Gesù, tuo figliolo. Amen. Se questo video ti è piaciuto, ti invito come sempre a iscriverti al canale, attivare le notifiche sulla campanella e seguirci. Dio ti benedica tantissimo.